Si terrà all'Aquila il prossimo 28 ottobre nella sala Poggioa dell'Emiciclo dalla mattina il secondo convegno nazionale Il Terremoto dell'Anima, organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale dell'Emergenza della Chiesa Aquilana, con varie collaborazioni. Un'azione di sostegno alle vittime di calamità, ma anche ai volontari che intervengono nei disastri. Un convegno che si pone in continuità con quello dell'ottobre 2019, perché è importante anche la ricostruzione di alcune ferite più profonde dell'anima che non si vedono. Obiettivo è trovare delle forme di raccordo per scambiare strategie capaci di favorire dinamiche sanitarie e processi migliorativi per la vita delle persone e delle popolazioni, anche perché gli effetti possono durare molto a lungo e trasferirsi nelle generazioni successive. La modalità fondamentale non può ridursi soltanto all'assistenza materiale, importantissima, da mettere certamente tra le priorità, ma non può essere quello l'unico modulo di aiuto. Occorre incontrare la gente e l'incontro è una dimensione d'anima, è una dimensione che si gioca nel cuore, quindi bisogna trovare la chiave per entrare in ciò che l'altro vive, per poterlo condividere. La Chiesa Aquilana quindi è pronta a mettere in campo una pastorale d'emergenza. Ci saranno tante personalità che hanno competenze nel settore: suora Alessandra Smerilli, segretaria del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il professor Andrea Riccardi, fondatore della comunità Sant'Egidio, il direttore della Caritas Italiana. Sarà presente anche Monsignor Pompili, che all'epoca del sisma del Centro Italia era vescovo di Rieti. Ci sono alcune ferite che sono invisibili, o meglio, sono troppo profonde e tante volte non si vedono. E quindi chiaramente noi come comunità cristiana, come Chiesa, a partire dal Vangelo, ci insegna ad essere attenti al prossimo in profondità. Non possiamo fermarci a quello che appare, ma ad entrare dentro. In tal senso dobbiamo occuparci e preoccuparci della vita della persona nella sua interezza e soprattutto di quella dimensione interiore, spirituale, ma psicologica, umana, che tante volte appare poco.